Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No? Questi tre uomini che si buttano in acqua, questi tre uomini che cercano di testimoniare col loro corpo vestiti, quello poi che vorrebbero fare, cioè sbarcare in Italia, e che invece in qualche modo diventano ostaggi di una battaglia molto più grande di loro, che è una battaglia, diciamo, con l'Europa per vedere salvaguardati di quello che il governo italiano dice essere i diritti del nostro paese. Cosa vera, perché i numeri, cioè, ci dicono che noi non riusciamo a distribuire quasi nulla, continuiamo. Dopodiché, però, la cosa che mi colpisce almeno sempre finora è l'inadeguatezza, diciamo, di questo gesto muscolare di forza rispetto ai veri numeri. 11.883 persone sbarcate con tutti i mezzi di fortuna possibili, pescherecci, barchette, gommoni, e quelli arrivano e nessuno fa una piega. Dopodiché con la ONG facciamo la grande battaglia ideologica e prendiamo 40 persone come ostaggi di una battaglia politica. Che ne pensi? Poi naturalmente sento il parere di tutti gli altri. Ma io penso che, al di là ovviamente dell'orrore di queste immagini, anche di un linguaggio inaccettabile, il carico residuo, insomma, cioè la burocrazia non c'entra, perché sono le vite in ballo, ecco, diciamo questo. Dovrebbero prestare più attenzione, però la logica di quello che stanno facendo si intuisce, cioè loro in questo modo stanno premendo sulla Francia, che ha già dato un'apertura, però questa apertura si deve concretizzare, perché non basta che io ti dica sono disposto a prenderne quello, oppure non basta che il ministro dell'interno francese faccia una riunione. Chiari autori, quel numero che abbiamo usato l'altro giorno di quante persone siamo riusciti davvero noi a redistribuire nel resto d'Europa rispetto a quelli che avevamo chiesto di poter... Però sai, Mirta, non importa quante, certo sarebbe meglio di più. Importa che si affermi il principio, cioè che ci sia qualcuno in Europa che quando... Perché queste navi qui, a parte che, come sappiamo, battono bandiera straniera, ma queste navi stanno lì nel canale e quindi continuamente raccolgono dei naufraghi. Quindi, diciamo, importa che si affermi il principio che ci sia qualche paese europeo, indipendentemente dalla bandiera delle navi, che quando arrivano 1.000 naufraghi salvati da una ONG, o quando arrivano quelli presi dai pescherecci, che sono molti di più, abbiamo visto nel mese di ottobre sono 10 volte quelli delle navi delle ONG, quando arrivano ci sia una disponibilità dei paesi europei, che questo meccanismo che all'inizio si afferma, si mette in funzione con grande difficoltà, a un quindi, certo punto diventi un po' più per capirci oliato. Ma già lo sta dicendo, cioè, se non l'obiettivo... Io dico questo, se non adoperassero questo linguaggio, esatto, bravo, quello che inaccettabile, volevo dire, carico residuo, se non avessero, perché il principio della suddivisione non si è capito, santo, ma cioè non questi così che si buttano a mare evidentemente non stanno così bene di testa, quindi cioè vuol dire che c'era qualcuno che doveva essere portato a terra. Detto questo, la vera verifica che andrebbe fatta è come li tengono a bordo. Cioè che a bordo abbiano lo stesso tipo di assistenza che avrebbero con un centro di accoglienza. Da Catania, il senatore Licita del Partito Democratico, che era salito a bordo, aveva trovato molti casi di scabbia, di persone che hanno detto nemmeno l'abbiamo detto, perché abbiamo paura che se diciamo che abbiamo la scabbia questa cosa ci può penalizzare. Quindi per dirvi probabilmente anche sono persone, tra loro ci sono anche persone che sono partite con la scabbia. Esattamente. E quindi la possono contagiare. Esatto. Però quello che io dico è che, diciamo, un naufrago è un naufrago. Quindi è una persona che al minimo è disidratata, che al minimo ha bevuto non si sa quanti litri di acqua di mare, e che comunque ha, no, ma non c'è dubbio, cioè, è stato a mollo all'acqua salata. Quindi sappiamo cosa vuol quindi, dire, diciamo, rimanere a bordo, bloccati. C'è la possibilità di dargli assistenza, il medico che li ha lasciati a bordo dice che ci si può dare, cioè c'è la possibilità di fargli una doccia, anche lì sono pareri di mettergli delle pomate. Allora ti fermo un istante perché voglio arrivare